serata speciale di Terra e Sapone e Vini dedicata alle bollicine di Nebbiolo, un vino particolare delle bollicine quasi sconosciute per alcuni. È vero che se ne parlava già alla fine del 1700, però è soltanto dal 2010 che c'è stata una invenzione, potremmo definirla così. Adesso poi chiederemo meglio al delegato di Torino Mauro Carosso, anche perché lui è responsabile nazionale della didattica. Per cui un vino nuovo ricavato da uve Nebbiolo è stato chiamato Nebbione, ma in particolare che cos'è questo Nebbione e come si vinifica il Nebbiolo con le bollicine? Ma la storia del Nebbiolo spumante è una storia antica che risale ai primi dell'Ottocento, quindi il Nebbiolo è sempre stato spumantizzato, poi si è persa un po' questa tradizione ed è stata ripresa in questi ultimi anni da diverse aziende. I primi che hanno spumantizzato il Nebbiolo è stato un gruppo di amici, quattro produttori di vino che hanno creato un'etichetta all'Erpa Crife e hanno iniziato a spumantizzare il Nebbiolo con ottimi risultati. Ne sono seguiti diversi altri e ultimamente alcuni produttori uniti in un progetto detto Nebbione, proprio perché ha un suo disciplinare, un suo diciamo programma di vinificazione e anche di utilizzo di una parte del grappolo particolare che viene utilizzata per la spumantizzazione, hanno dato vita al Nebbione, che è un nebbiolo spumante che riunisce produttori piemontesi dell'Alto Piemonte, non solo di Langa, anche della zona di Gattinara, della Valle d'Aosta, e che hanno creduto in questa tipologia di vino. Quindi, insieme a quella che è stata l'esperienza di altre aziende e che abbiamo voluto coinvolgere questa sera, quindi insieme al gruppo dei produttori di Nebbione, ci sono anche produttori di nebbiolo spumante che vinificano e spumantizzano l'uva Nebbiolo, abbiamo cercato di dare spazio alla degustazione, a questa serata piacevole, anche in vista delle feste di Natale, le bollicine fanno sempre festa, e noi ci concediamo le bollicine di Nebbiolo.